Parolina magica, smart working. Anche nel DPCM sono invitate le aziende. Fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. Notaio. Allora, oggi sono qui per ricordare che è un giorno particolare, perché oggi è stato emesso un decreto decretato dai decretanti in quanto decretati dai decreti finalmente attuativi. Facciamo chiarezza, visto che c'è lei. Che si chiama DPCM. Che vuol dire che decreto polifunzionale costruttivo menzionante, perché è costruttivo e menzionante in quanto menziona tutte quante le parti. Sì. Secondo me non ha capito bene. Polifunzionale, costruttivo, menzionante. Vabbè, lei è notario. E cosa menziona? Cosa menziona? Intanto qui non ci potete stare. Come non ci possiamo stare? Qui che Massimo dice? Allora, questa è vera Radio 2, una grande famiglia. È una famiglia. La famiglia più di sei non si può fare. Vabbè, ma che gente, questa è una famiglia allargata per forza di cose. Ma l'allargate a casa vostra, qui non la potete allargare. Qui ci stanno delle cose da rispettare. Vabbè, poi c'è una cosa spirituale. Allora, per quanto riguarda, attenzione, questa è una cosa molto importante, ci tengo a dirla, la quarantena è passata da 10 a 22 giorni. Ma no, è passata da 14 a 10. Sì, ma prima devi fare un tampone dopo 11 giorni. Poi il tampone lo devi ripetere all'undicesimo giorno, allo scadere del giorno precedente. Basta un tampone solo. Come un tampone? Un tampone solo basta. Che c'è, e poi finito, se no... E se risulti negativo, a casa... Deve stare a casa. No, se risulta negativo uno va al lavoro. No, non perché a casa. Poi influenzi negativamente tutti quanti quelli che stanno al lavoro. Se lavora vicino a te. Che fa smart tu working. Tu ci vorresti stare vicino a una persona negativa? Io no, preferisco le persone positive, quelle ma allegre. Ma che sta dicendo? Ma quello è un altro tipo di positività. Dice no, esattamente... non faccia confusione. No, sta dicendo esattamente questo. Se voi non avete capito una minchia, scusate. Notaio, non dica così. E poi ci sta la cosa che tu quando vai a cena, se siete più di 30 che andate a cena a casa di una famiglia, non vi fanno entrare. Ma certo, perché al massimo chi si mette a cucinare per 30 per persone? 30 persone, questa ha ragione, notaio. Adesso cominciamo a leggere. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre vicine, centri Va bene, a posto così. Vabbè, c'è un'età, lascialo stare. È andato. Che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori al 348-7300-200? Un pochino confuso. Sì, non se avevamo qualcuno, ci aveva qualche cosa che chiaro. Ha detto tutte bagianate. Non ascoltate perché ha detto tutte fesserie, quindi ci teniamo. Noi ci dissociamo da quello che ha detto il notaio, ma ci teniamo a dire una cosa, che c'è questo consiglio che è stato dato nel decreto. Cioè, si consiglia, se si fa una cena a casa, a non invitare più di sei persone. Quindi voi il nucleo familiare va bene, quello è nucleo, è familiare. E poi sei persone le puoi invitare. Allora noi vogliamo chiedere a voi, se voi doveste fare una cena memorabile nella vostra casa e invitare sei persone, solo sei, potete spaziare anche, dire Napoleone, voglio invitare a cena. Chi invitereste? One, two, radio, due.